Leonardo da Tirchio, si chiude il 2019, un anno tragico sulle strade dell'isola d'Ischia e che purtroppo ha segnato per sempre anche la vita tua e quella della tua famiglia. Sì, diciamo che mi ha dato la risposta a quelle che molte persone non hanno, cioè il senso della vita. Io adesso conosco la morte cosa chiede a noi persone, dice la tua vita a cosa è servita. Da quell'istante, da quel momento ho capito che dovevo andare avanti per l'altro figlio e per gli altri figli. Soprattutto nel nome e nel ricordo di Francesco. Sicuramente pensando ad andare avanti senza mai dimenticare il passato, tenendolo sempre presente per me e per gli altri. E ringrazio tutti coloro che hanno fatto tesoro, ne stanno facendo tesoro delle mie parole, che possono servire o meno, ma ad alcuni penso sia servito. Francesco ha rappresentato un esempio a tal punto che grazie al tuo impegno oggi possiamo dire che per quanto concerne la sicurezza stradale quantomeno se ne parla, si muove qualcosa e soprattutto c'è, seppur lenta, una presa di coscienza da parte degli automobilisti isolani. E tutto è partito dall'apertura della pagina Facebook Salviamo Francesco e i suoi angeli. Spiegaci brevemente questo percorso che poi ha portato alla nascita del comitato. Vabbè, diciamo che io mi sono sentito in dovere, perché magari chi mi conosceva già da tempo ha visto che su Facebook non ho mai pubblicato cose mie personali, tant'è vero c'è qualche foto di Francesco ed Emanuele, proprio ce ne saranno una o due, ma ho pensato che adesso era il momento di non tenere per me questa vicenda, questa tragedia, non so come chiamarla, diciamo questa mia nuova vita, perché questa è una mia nuova vita, e ho pensato che la dovessero conoscere un po' tutti, chi prendendone esempio, chi magari, perché poi ci sono anche le persone che vedono le cose tutti in un altro modo, c'è anche chi, pure magari chi vede il mio agire dando per scontato che io non abbia facoltà mentali per andare avanti, perché giustamente ognuno pensa, dice, una morte di un figlio devi soltanto impazzire, invece mio figlio mi dà la forza per andare avanti e insomma non ho potuto rialzarlo da quel marciapiede, ma non dovrà accadere di nuovo. Per quanto concerne il tuo impegno, frutto di una immane tragedia, ripeto, che vi ha segnato per tutta la vita, da una tragedia è venuto fuori un qualcosa di positivo, proprio in ricordo di Francesco. Possiamo dire che anche con la nascita del comitato La Strada del Buonsenso, quella di Francesco non è stata una morte inutile, ma addirittura utile, finalmente, anche una presa di coscienza che noi ci auguriamo. Per questo Nuvola TV ti conferisce il premio come miglior isolano dell'anno, proprio perché hai avuto la forza, il coraggio, la determinazione da una tragedia a tirar fuori qualcosa di positivo, e ti sarà nei prossimi giorni conferita una targa in tal senso. Diciamo che il premio va a Francesco, perché è lui che mi dà la forza di andare avanti e credere ancora di più in quello che già credevo prima, che la nostra isola merita di essere migliorata senza alcun dubbio, perché è sotto gli occhi di tutti che possiamo, ognuno col suo piccolo può fare qualcosa. Il premio non potrà mai essere per me, ripeto, e per Francesco. Il riconoscimento, quello lo voglio condividere con tutte le persone, ma davvero di cuore, che si prodigano per migliorare prima se stessi e poi tutta la collettività.